Sono con il falconiere di Marco Gerardo. Di Marco Gerardo, guardatelo Jerry, inquadriamo in primo piano questa bellezza proprio unica nel suo genere. Allora Gerardo, raccontaci, sei un falconiere, la tua attività nello specifico. Allora, io faccio attività didattica per i bambini nelle scuole, spiego che cosa sono gli uccelli rapaci e il loro ruolo importante che hanno all'interno della piramide della catena alimentare. Loro sono al vertice e preservare gli uccelli rapace significa preservare l'intero ecosistema. Quando un anello di questi si interrompe è finito. Gli uccelli rapaci sono al vertice della catena alimentare, sono dei predatori. Come rispondono i ragazzi nel vedere questa bellezza? Io ho fatto proprio giovedì scorso una manifestazione per le scuole elementari di Stella Cilento. I bambini sono emozionanti perché ovviamente io oltre a questo ho altri 8 rapaci, altre 7, perdona, uno dei quali è fermo in macchina adesso perché non l'ho potuto portare, mi è mancato un amico, un falconiere, e io li faccio volare, ci faccio il bird control, assistenza negli aeroporti per la sicurezza in volo delle persone, e in più faccio nello specifico spettacoli per i bambini nelle scuole, attività didattica. Senti, perché adesso ha gli occhi coperti? Allora, lui è un falco di alto volo, nello specifico quando io lo scappuccio lui vuol volare. Siccome qui c'è tanta confusione, il cappuccio, loro hanno per ogni retina dell'occhio umano nostro, ne hanno 8, hanno un altro modo di vedere le cose, vedono molto più vicino, i movimenti veloci, loro li odiano, quindi non starebbe tranquillo. Il cappuccio è un anestetico per loro, sta in una sorta di catalesse, sta tranquillo e non lo strezziamo. Senti, ma è impossibile perderlo? Guardi, i falconieri prima o poi nella vita lo perdono qualche falco, però io fino adesso non ne ho persi, perché lui quando vola in posti che non conosce, noi gli mettiamo un'antenna o un GPS che ci dà la posizione, tante volte il vento lo porta via e non riesce a ritornare, noi lo recuperiamo. Però fino adesso a me non è mai capitato, perché un buon falconiere deve riportare sempre il falco a casa. Dove ti possono trovare? Allora, io sono di Marco Gerardo, sono di Stella Cilento, faccio attività didattiche nelle scuole per i bambini, bird control, controllo dei piccioni, capannoni industriali o, non lo so, centri storici.